Il risultato è stato favorevole al Milan e siamo intanto passati a un confronto importante per la retrocessione, quello tra Avellino e Vicenza. L'Avellino all'attacco, vedete, impegna duramente la difesa del Vicenza, c'è stato un salvataggio prima di Galli, poi di Salvi sulla linea. La partita è stata veloce e combattuta, ecco un capovolgimento di fronte, Rossi che avanza su il traversone. Vedete che e poi su questo successivo tocco di Cerilli, un duro impegno anche per Piotti. Ancora l'attacco l'Avellino, partita piena di capovolgimenti di fronte, ancora un salvataggio sulla linea questa volta di Carrera. E viene poi il primo gol dell'Avellino realizzato nel corso del primo tempo da un'autorete proprio di Carrera su tiro di Casale. Questa dovrebbe essere la manovra che, avviata da lontano, ha riportato al gol l'Avellino che non riusciva a realizzare da moltissimi minuti, da 583 minuti. Ecco, vedete Casale che tira, nettissima la deviazione di Carrera che fa impennare la palla che batte il portiere Galli. 1-0. Nella ripresa però pareggia con Rossi. E stiamo per vedere il calcio di punizione e il bel tocco ravvicinato di Rossi, pareggio ai nerorossi, 1-1. Al 37esimo della ripresa ancora un calcio di punizione, un'azione che vedremo un po' confusa, permette a Marco Piga di realizzare il gol del 2-1. Eccolo, 2-1, vince l'Avellino.